Quest'estate è caratterizzata da un momento siccitoso. Che cosa si pensa di fare? Non si può sempre reagire all'emergenza in emergenza, bisogna iniziare a pianificare. Invasi, recupero delle acque reflue, per esempio, possono essere due direttrici importanti. Devono essere due direttrici importanti. Stiamo lavorando su due fronti, da un lato per cercare di andare a dare dei ristori e degli aiuti e dei sostegni alle imprese che stanno soffrendo le conseguenze della siccità, ma dall'altro ci stiamo organizzando, mettendo in piedi un gruppo di lavoro insieme all'assessorato all'ambiente, insieme all'assessorato alle infrastrutture, proprio per semplificare le norme per la realizzazione di invasi, per il recupero di laghetti abbandonati, per cercare di aiutare e sostenere il riciclo anche delle acque reflue, così come non ci possiamo permettere che per realizzare un piccolo invaso aziendale, anche con risorse che la Regione mette a disposizione, ci siano norme che rendono questo impossibile per la necessità della paesaggistica, per pareri ambientali poco comprensibili dalle persone. Quindi è necessaria un'iniziativa forte e stiamo lavorando, c'è un gruppo di lavoro che si riunisce quotidianamente, perché la siccità sarà una questione con cui ci dovremo confrontare anche nei prossimi anni, e quindi le prossime volte bisogna provare ad arrivarci attrezzati.